Oggi andiamo a vedere un nuovo ambiente, il fiume. Il fiume è un corso d'acqua dolce perenne che nasce in montagna da una sorgente. Può essere alimentato anche da precipitazioni piovose, dallo scioglimento di nevi o di ghiacciai. All'inizio è solo un piccolo ruscello, poi alle sue acque si uniscono quelle di altri ruscelli e diventa un torrente che ha un corso veloce e irruento perché il terreno è in pendenza. Nel primo tratto, vicino alla sorgente, le acque sono fredde e ricche di ossigeno. Se nel suo percorso il fiume trova un dislivello nel terreno, si forma una cascata. Talvolta le cascate sono altissime e spettacolari, come questa. È la cascata delle Marmore in Umbria, in Italia quindi. Che meraviglia, visto? Il vapore che forma la cascata, guardate un po' cosa va a creare. Un meraviglioso arcobaleno. Man mano che scende verso la valle, il fiume scava un solco sempre più grande e profondo, chiamato letto o alveo. Le sue pareti sono dette argini, è delimitato da due sponde o rive. Scorrendo più a valle, la pendenza del terreno diminuisce, il fiume rallenta e le acque si fanno più calme e più calde. Durante il suo viaggio, il fiume raccoglie le acque di altri torrenti o fiumi, che si chiamano affluenti. Se il fiume finisce in un lago e lo alimenta con le sue acque, diventa il suo immissario. Quando esce dal lago, invece, si chiama emissario. Durante il suo percorso, il fiume può formare anche delle ampie curve, chiamate anse. Il punto in cui un fiume termina in mare si chiama foce. Essa può essere a delta o a estuario. Si chiama a delta quando le acque del fiume si dividono in due o più rami, assumendo una forma triangolare. Si chiama estuario, invece, quando il fiume termina nel mare in un unico canale. Riepiloghiamo. Vediamo questa immagine che è molto chiara e che rispiega benissimo tutti i termini che abbiamo imparato finora.